Benvenuti a tutti. Oggi andremo a vedere come creare dei report particolari, un po' ad effetto, diciamo così, non i soliti report tradizionali, usando la creazione guidata.report, raggruppando i nostri dati. Diciamo subito che il raggruppamento consente di organizzare, diciamo così, di disporre i record in base a dei gruppi specifici, ad esempio in questo caso per categoria. E vedremo poi l'esempio. I gruppi possono essere anche annidati fra di loro. E se è possibile poi usare questo raggruppamento con i dati raggruppati per calcolare informazioni di riepilogo, ad esempio come totali, percentuali, che dopo andremo anche a vedere. Qui abbiamo un database normalissimo, vedete che abbiamo sempre usato nei nostri tutorial, che con i prodotti, con il nome prodotto, il codice quantità prezzo, l'ID fornitore di categorie e data di acquisto. Poi abbiamo la categoria, con i nostri campi categoria e i fornitori, vedete con la relazione fra di loro. Adesso chiudo. Per prima cosa andiamo a creare una query, naturalmente, di istruzione struttura. Ecco qua, vedete, abbiamo nome prodotti, la quantità, tutti i vari campi, vedete, dei prodotti, più naturalmente categoria e fornitori. Poi chiudiamo anche questa. E adesso andiamo a creare il nostro report, prendendo i dati appunto da query ricerca dati 1 in questo caso qui. Quindi andiamo in crea, andiamo qui su, vedete crea, poi report, qui abbiamo i report, creazione guidata report. Clicchiamo e si apre questa bella finestra di supporto qui, così vediamo bene. Dunque, prendiamo, vedete, i dati da ricerca, dalla query ricerca dati 1, andiamo a inserire dentro nome prodotto, la quantità, il prezzo, va bene, la categoria, tutti i nostri dati, vedete, li inseriamo tutti. Se non vogliamo un dato, possiamo o ricliccare due volte, vedete, oppure usare le freccette, cioè con la freccia a destra inseriamo in questo campo, altrimenti ritorniamo indietro. Andiamo avanti e qui abbiamo scegliere come visualizzare i dati. In base ai prodotti abbiamo qui tutti i nostri campi, vedete, elencati qua sotto, oppure in base a categoria, e si forma un gruppo con i nostri campi qua sotto, oppure prodotti e fornitori. Lasciamo qui prodotti, in modo da avere un report normalissimo. Andiamo avanti e qui ci chiede: vuoi aggiungere livelli di gruppo? Diciamo di sì. In questo caso noi vogliamo aggiungere un gruppo in base alla categoria, quindi clicco su categoria e qui vedete abbiamo il primo gruppo, che è appunto categoria, e poi i nostri dati qui sotto. Andiamo se, scusate, ci fermiamo un attimo, andiamo qui, opzioni raggruppamento. Vedete, guardate, qui abbiamo categoria e poi abbiamo gli intervalli di raggruppamento. Noi possiamo creare degli intervalli di raggruppamento, poi vi faccio vedere come. E qui abbiamo normale, oppure prima lettera, due lettere, tre, quattro, cinque lettere, cioè noi possiamo visualizzare solo la prima lettera del campo categoria, due lettere, tre lettere o anche fino a cinque lettere. Questo poi in un prossimo tutorial farò vedere cosa può servire. Adesso torno un attimo indietro però, andiamo indietro, qui andiamo ancora indietro, scegliamo sempre i nostri campi, sempre in base qui ai prodotti, andiamo avanti ancora, scegliamo invece in base al prezzo. Clicchiamo due volte su prezzo oppure sempre come abbiamo visto prima con la nostra freccetta qui verso destra, vedete? E qui viene il raggruppamento del prezzo. E qui andiamo a vedere stavolta le opzioni di raggruppamento. Qui normale e poi vedete abbiamo 10, 50, 100, cioè tutta una serie di numeri. Cosa vuol dire? Che se noi ad esempio scegliamo 10 avremo intervalli di raggruppamento da 0 a 10, cioè come prezzo naturalmente da 0 a 10 euro, da 10 a 20 euro, da 20 a 30 euro e così via fino a tutti i nostri importi. Adesso vi faccio vedere un esempio, guardate, faccio annulla. Ecco qua, vedete, abbiamo il nostro nome prodotto, la quantità, il prezzo, date di acquisto, fornitore, categoria. E qui vedete abbiamo prezzo in base cosa? Da 0 a 10, infatti vedete 7 e 8 euro, da 10 a 20, 13, 19 fino a 20 euro e via dicendo, vedete, fino a tutti i nostri importi. Qui arriva fino a 80-90 euro. Quindi questo è il primo esempio che dovete sapere. Adesso ritorno alla situazione di prima, datemi un po' di tempo, ritorno alla situazione di prima. Eccoci ritornati al punto di prima, qui adesso andiamo a vedere invece per quanto riguarda la data acquisto. Scegliamo data acquisto, clicchiamo, vedete, ecco qui data acquisto, in questo caso già in automatico mette in base a mese. Andiamo a vedere l'opzione di raggruppamento, qui abbiamo date di acquisto, vedete mese, normale, anno,
trimestre, settimana, giorno, eccetera. Lasciamo mese e facciamo ok, anzi no, annullo perché adesso vi faccio vedere come prima sempre il report, torno sempre indietro. Ecco qua, vedete, abbiamo sempre i nostri prodotti con le nostre categorie, però divise per gennaio 2018, febbraio 2018, eccetera, perché abbiamo scelto il nostro mese. Ritorniamo sempre al nostro punto di partenza e questa volta, come abbiamo detto, scegliamo categoria. Quindi andiamo avanti. E qui possiamo scegliere il campo da ordinare, quindi possiamo scegliere la data di acquisto, ad esempio. Poi andiamo sempre, qui abbiamo, scusate, opzioni di riepilogo. Quindi andiamo qui, guardate, noi possiamo avere per questo campo, vedete la quantità e il prezzo, possiamo sommare, avere la media, il minimo e il massimo. Quindi possiamo fare somma di quantità e somma di prezzo. Qui abbiamo dettaglio e riepilogo, solo riepilogo. Allora, il dettaglio e riepilogo avremo sia il dettaglio per quanto riguarda la somma e il prezzo, scusate, riepilogo, e poi anche tutti i vari dettagli delle varie operazioni di acquisto. Oppure solo riepilogo, avremo solo la quantità, il prezzo alla somma e il numero dei dettagli che poi non vengono visualizzati. Poi qui calcola la percentuale totale per le somme e viene anche calcolata la percentuale che poi vediamo dopo. Adesso facciamo ok, poi andiamo avanti. Qui abbiamo opzioni di visualizzazione, quindi con rientri a blocchi o bordato, vedete layout, scegliete quello che volete voi, verticale e orizzontale. Andiamo avanti, diamo un nome al nostro report e lo chiamiamo ad esempio riepilogo categoria e premiamo fine. Ecco qua che si è creato il nostro report, ma adesso andiamo poi a sistemarlo bene. Vedete, tutte le nostre operazioni di acquisto vengono appunto raggruppate in base alla categoria. Abbiamo la categoria bevande con data d'acquisto che adesso andiamo a sistemare, nome prodotto e la data, eccetera. Quindi adesso andiamo in visualizzazione struttura. E la prima cosa che dovete notare è questa, vedete, oltre al normale report dove abbiamo sempre avuto un'intestazione report, un'intestazione di pagina, poi un corpo e piedi pagina report, stavolta si è aggiunto, vedete, il nostro gruppo che è intestazione categoria e piedi pagina categoria. E questa è già una prima differenza. Ora qui in intestazione di pagina abbiamo tutte le etichette dei nostri campi. E poi abbiamo come intestazione di pagina, vedete, solo il campo categoria che viene diviso viene nei vari gruppi. Ora, adesso andiamo a togliere sia l'etichetta da categoria, proprio lo eliminiamo, anche qui il campo categoria, eliminiamo anche questo, poi qui abbassiamo un attimo l'intestazione di categoria. Andiamo a prendere le nostre etichette, vedete, seleziono col tasto sinistro del mouse, poi facciamo taglia, andiamo qui nell'intestazione di pagina e facciamo incolla. E poi le spostiamo, le mettiamo qua, qui sotto. Poi dopo sistemiamo. Adesso andiamo a prendere qui in progettazione, andiamo a prendere la casella di testo, la inseriamo qua sopra, in questo modo, anche piuttosto lunga, vedete. Poi togliamo via l'etichetta, la eliminiamo. Ora questa casella di testo non è associata, ci inseriamo dentro, vedete, e andiamo a scrivere uguale, poi aperte virgolette, categoria. Poi prodotti, poi facciamo due punti, uno spazio, chiudiamo le virgolette e poi facciamo la nostra lei commerciale per appunto unire, che cosa? Il campo categoria. E chiudiamo la nostra parentesi quadra. Quindi il campo categoria dobbiamo inserire tra parentesi quadra. Poi adesso sistemiamo qua sotto, abbiamo la data di acquisto, quindi metteremo la data di acquisto qua, ecco qui, poi il nome del prodotto, vedete, lo sistemiamo insieme a questo, poi questo qui è un po' anche troppo lungo, lo mettiamo fino qua, poi abbiamo la quantità, la spostiamo, anche questa la spostiamo qui. Se faccio un lavoro un po' approssimativo, voi naturalmente dovete farlo meglio. Poi il prezzo, adesso questo qui l'allunghiamo però perché è corto, ecco qua, poi prezzo, e poi abbiamo il fornitore e il fornitore, e possiamo lasciarlo così. Poi vedete qui abbiamo
tutto riepilogo delle categorie, dei prodotti, eccetera. Poi abbiamo le varie somme, quindi la quantità, la somma della quantità che abbiamo visto prima e la somma del prezzo, vedete, che possiamo, adesso anche questo, allungare. Poi abbiamo l'etichetta della somma, spostiamo, ecco qua. Andiamo a vedere cosa salta fuori per adesso, quindi andiamo in report, registrazione report, vedete abbiamo categoria prodotti bevande, poi data di acquisto, nome prodotto e nostra etichetta, ecco qua, vedete che abbiamo qui sotto la somma sia della quantità per quello che riguarda il nostro prezzo. Poi qui abbiamo riepilogo per categorie, uguale bevande, 9 record in dettaglio, quindi tutti i nostri dettagli col numero di tutti i dettagli. Anche qui possiamo entrare naturalmente e cambiare, mettere e inserire quello che vogliamo noi. Possiamo aggiungere altre cose, adesso andiamo sempre alle strutture, vedete qui naturalmente dovete sistemare tutto, riepilogo per categoria. E poi qui naturalmente anche le nostre etichette, data acquisto, bisogna creare uno spazio, poi nome prodotto, quantità, prezzo e fornitore, lasciamo tutto così. Possiamo anche, vedete qui la nostra categoria, andiamo qui in formato, poi naturalmente facciamo un po' grossettino e possiamo anche qui le nostre etichette in corsivo, mettiamo in corsivo. Anche qui, no, siamo il colore grigino, andiamo a vedere sempre report, ecco, direi che può andare bene, possiamo anche rendere trasparente, vedete, il nostro contorno. E poi guardate, un'altra cosa che possiamo fare è questa, torniamo in progettazione, poi andiamo in visualizza, andiamo a vedere la visualizzazione layout, scusate, anteprima di stampa, e quindi abbiamo tutti i nostri dati in un unico foglio. Quindi torniamo adesso qui in struttura. Abbassiamo un po' qui il piedi pagina categoria, vedete sotto qui la nostra somma, e poi andiamo in progettazione, andiamo a inserire un'interruzione di pagina. Clicchiamo, vedete qui sotto, e lo inseriamo qua. Adesso andiamo a vedere in visualizzazione, sempre anteprima di stampa, ed ecco qua che abbiamo tutti il nostro raggruppamento per categoria per ogni pagina, vedete? Questa è la categoria delle bevande, poi andiamo avanti. Abbiamo quelle dei condimenti e via dicendo, quindi è interessante anche questa opzione. Fate quindi tutte le vostre prove per creare report fantastici. Per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.